A pochi giorni dal voto del 4 marzo, tanta condivisione, tanta partecipazione per la proposta politica del centrodestra e di Forza Italia. Sì, come vedete c'è il ritorno alla politica, c'è il ritorno di fare politica di Forza Italia, di centrodestra. Abbiamo due candidati veramente degni di fare i candidati, come la dottoressa Bartolozzi, che è un ex magistrato, candidata come capolista, e Berlusconi avrà un'attenzione particolare per la persona che è la dottoressa Bartolozzi, e il grande senatore Vincenzo Giambrone, che è un sindaco, un ex deputato, una persona esperiente che darà tantissimo per questa provincia, e insieme a me faremo una squadra col collegamento romano e regionale per la nostra provincia. Finalmente iniziamo a dare le risposte che la gente giustamente si attende. Siamo tantissimi, oggi lo noterete, siamo una grande forza che è in grado, che vuole cambiare questa Sicilia e questa Italia. Il voto del 4 è importante, dobbiamo andare compatti, il centrodestra lo è. Siamo pronti ad affrontare questa meravigliosa sfida, siamo sicuri che con il centrodestra al governo cambierà la Sicilia e cambierà l'Italia. A pochi giorni dal voto, tanta partecipazione, tanta condivisione per la proposta politica del centrodestra, in particolare per Forza Italia. Sì, perché la gente ormai è convinta che l'unica coalizione e l'unico partito che può fare partire l'Italia e la Sicilia e l'Agrigento siamo solamente noi. Forza Italia ha programmi chiari, Forza Italia ha un programma di rottura. Noi siamo perché alle imprese, a tutti quelli che producono, agli anziani, ai giovani, noi penseremo in prima battuta. Noi vorremmo che le tasse si abbassassero e che i giovani, avendo assunti, gli imprenditori non debbano versare contributi per 6 anni. Noi vogliamo quindi che l'Italia riprenda la sua centralità in Europa, che purtroppo ha perso col centro-sinistra. La Sicilia ha dato un segnale straordinario, dando al centrodestra la responsabilità di far uscire la Sicilia dal disastro nel quale l'ha fatta piombare il governo del centrosinistra e l'opposizione di carta dei grillini. Tra qualche giorno si voterà, è necessario che la Sicilia dia un colpo di schiena forte, alzi la testa e dica cosa vuole da questo Stato. Noi abbiamo impugnato qualche giorno fa il bilancio dello Stato, un bilancio che comprime oltre ogni misura lo spazio dei comuni, delle province, della stessa regione siciliana. I nostri cittadini non sono cittadini di serie B e noi vogliamo difendere e tutelare questa Sicilia. Per far questo abbiamo bisogno di un governo alleato a Roma. Ecco perché il centrodestra deve vincere queste elezioni, buttando via l'esperienza del centrosinistra fallimentare, ma soprattutto scongiurando che improvvisatori come i 5 Stelle vadano al governo, persone che non hanno risolto il loro problema di sopravvivenza personale, pensino come dare una risposta ai nostri figli, al futuro di crescita dei nostri figli. Quindi con chiarezza, con determinazione, è opportuno che i nostri cittadini, i siciliani, vadano a votare per un futuro diverso e nuovo della Sicilia. Condivisione e partecipazione, come testimoniato al Cineastora d'Agrigento, a pochi giorni dal voto per la proposta politica del centrodestra. Oggi è una grande festa qua al Cineastor, una grande festa del centrodestra, una grande festa con gli amici di Forza Italia, e noi siamo pronti per governare l'Italia, siamo pronti per portare i progetti del territorio a Roma, soprattutto per risollevare questo territorio che oggi è massacrato dalle ultime politiche del governo crocettiano e del governo Renzi Gentiloni.